Amici appassionati del calcio giovanile, un saluto, un buon pomeriggio dal centro sportivo Longarina Totti Sporting Club per seguire gli ottavi di finale dell'Europa Junior di questo Beppe Viola Junior. Scendono in campo Anzio Calcio e Indomita Pomezia. Questo istante, dunque, partita. Anche questo ottavo di finale fra Anzio Calcio in maglia blu completo. Total blu con le righe Portale, portale. di blu scuro. Indomita Pomezia invece giallo-nero in stile Borussia Dortmund. Qui subito l'opportunità fermata bene dal capitano Valerio Arena. Importante in questa partita. E arriva anche il gol del vantaggio. La firma, credo, di Bertollini. Sì, proprio lui a sbloccare l'incontro. Dunque Anzio che passa in vantaggio dopo 2 minuti e 20 secondi nel primo tempo. La firma di Bertollini. E qua arriva anche il gol del 2-0, ancora sul calcio piazzato, ancora un colpo di testa. Stavolta la firma credo sia stata quella di Francesco D'Achille, che realizza il gol del 2-0 dopo 4 minuti e 20, quindi niente, quasi dopo 2 minuti esatti. Rimanere nel torneo, ricordo che ormai fase finale, quindi ottavi di finale, partite che contano il doppio. Lorenzetti fino in fondo. Arriva anche la diagonale di sinistra del numero 11, anche lui si iscrive al tabellino dei marcatori. Bella l'azione personale, pallone che si infila all'angolino alla sinistra di Tortora. È 3-0. Tortora. Pacifici. Ancora cercare il movimento di Genso. Si gira bene. Poi pallone che arriva ad Achille. Calcia ad Achille. E trova anche lui il gol. Doppietta personale per D'Achille. 4-0. Destro che batte Tortora. Lanzio calcio a spingere, non si vuole fermare. 4-0 dopo quasi 10 minuti. Ancora D'Achille, tutto da solo. Prova a cercare sul secondo palo e qui arriva un sfortunato autogol con il tocco da parte di Dario Vartolo, il capitano. Si rammarica giustamente. Provato a intervenire sul tiro cross, mi ha bucato la sua porta. Lo mette in fallo laterale. Pacifici a battere. Il colpo di testa di D'Achille. Addirittura la tripletta per D'Achille. 6-0 per Lanzio Calcio. Pallone però che è terminato addirittura in fallo laterale. Fallo laterale battuto e regalato ancora all'Indomita. Lorenzetti va sul pallone, può aprirsi il contropiede. Numero di Lorenzetti, passa ancora, strappa il numero 11, poi arriva fino in fondo e calcia anche in diagonale, sempre col suo magico sinistro. È 7-0 per Lanzio Calcio, ancora con la firma di Stefano Lorenzetti. Rientra intanto Valerio Arena, capitano del Lazio Calcio. Brugnetti per Arena, dentro il pallone per Leopardi, area di rigore, arriva anche la firma di Leopardi. 8-0 per Lazio Calcio. Assist da parte di Valerio Arena. E dunque 8-0. Lorenzetti, ancora il taglio servito con i tempi giusti di Arena. Lorenzetti nuovamente ce l'ha sul destro, finta ancora, poi va con il destro e segna anche con l'altro piede. Sempre lui, Stefano Lorenzetti, 9-0. Bertollini. Lottano, ancora pallone in verticale, buono per D'Andrea, va fino in fondo D'Andrea, il tocco morbido di D'Andrea,
Non è un tiro, non è un passaggio. E poi ancora da Andrea il pallone, che in qualche modo entra nonostante il volo di Madonna. Arriva il gol che accorcia le distanze 1-9. La firma è quella di Samuele D'Andrea, il numero 56. Bello anche il tocco morbido, che sembrava a mio avviso più un tiro che un passaggio per Puscaso. Bravo Puscaso a restituire il pallone. Qui intanto Cenzo, facile il tapine del numero 9. Poi va a ringraziare Bertolini per l'assist involontario. 10-1. Ora il pallone verso la porta, il tocco di Scarcello direttamente in corner, rischiando nuovamente un autogol. Qui l'indomita Pomezia, battere Lorenzetti il corner col mancino, traiettoria sul secondo palo, il colpo di testa da parte di D'Achille, ancora lui, e realizza il gol dell'11-1. Che ha guadagnato l'ennesimo tiro dalla bandierina, a batterlo lui stesso. Traiettoria sul primo palo, Cenzo si fionda sul pallone, allontanato dalla difesa dell'indomita Pomezia. E poi qui arriva un eurogol di Bertolini con il mancino, calcia sia di destro sia di sinistro il numero 10, perché è andato a calciare il corner con il piede destro. Invece questo bellissimo gol lo realizza col mancino in maglia blu. Bello qui l'anticipo di Scarcello con Cenzo, che provava a prendere posizione, non è riuscito. D'Achille, ancora la traversone a cercare Cenzo, poi Lorenzetti, cercato ancora il numero 9, si gira e calcia e trova anche il 13° gol per Lanzio in questa partita, 13-1. Pallone dentro per Lorenzetti, arriva ancora da una rimessa laterale il gol per Lanzio, ancora con Lorenzetti, 14-1. Altra firma della numero 11, bravo però Brugnetti a girarsi e a guadagnare un calcio di punizione, a batterlo lui stesso, cercato il colpo di testa di D'Andrea, palla che sfila e per l'arbitro basta così, fischia un minuto e mezzo di anticipo la fine fra Anzio Calcio e Indomita Pomezia, è 14-1 per la squadra allenata da Mario Guida.